Valerio Carocci, presidente dell'associazione Piccolo Cinema America. Siamo in piazza San Cosimato, dove dal 3 luglio partirà una delle tre arene che avete organizzato. Dove sono le altre due? Come andranno queste edizioni? Cinema all'aperto del Piccolo America partiranno dal 3 luglio, si concluderanno il 30 agosto. La prima piazza è quella centrale dove siamo oggi a Piazza San Cosimato a Trastevere. La seconda area che partirà il 9 luglio è il Casale della Cervelletta a Tor Sapienza in accordo con l'ente regionale Roma Natura presieduto da Maurizio Gubbiotti. La terza al porto turistico di Roma Ostia, un bene confiscato alla criminalità e concesso alla nostra associazione dall'amministrazione giudiziaria per conto del Tribunale di Roma. Sono due piazze, quelle di Ostia e Cervelletta, importanti anche dal punto di vista sociale. Sicuramente dalla parte della Cervelletta si è fatto un grandissimo lavoro con la Regione Lazio e con Roma Natura e anche in collaborazione con Acea e con i dipartimenti SIMU e con la sovrintendenza si sta portando avanti per la salvaguardia del casale e soprattutto per la bonifica dei sentieri. Alla Cervelletta 2 anni fa non era possibile frequentarla, passeggiare d'inverno, adesso grazie a una passerella e una bonifica realizzata da Roma Natura è possibile passare dal quartiere di Coglia Niene al quartiere di Tor Sapienza e Tor Cervara, altrimenti divisi a livello pedonale dalla 24 e dal raccordo anulare. Quindi una borgata di Roma, tre borgate di Roma che tornano a riunirsi in un'unica grande area naturale. Al porto invece c'è la valenza della lotta, la mafia, la criminalità, dove con questo accordo con l'amministrazione giudiziaria non solo portiamo un indotto economico come anche a San Cosimato a tutte le attività in difficoltà e che vivono attorno alle proiezioni gratuite del Piccolo America, ma anche il riferimento proprio al riutilizzo dei luoghi confiscati alla criminalità. Ecco, le tre arene saranno tutte e tre gratuite e questo ha sollevato la polemica degli esercenti. Come rispondi? Le arene saranno gratuite, 104 proiezioni a ingresso gratuito, ma per appunto non fare una concorrenza sleale agli esercenti e all'iniziativa a pagamento, noi non proiettiamo opere della stagione commerciale corrente, ma solo di retrospettive. Abbiamo letto questa loro enorme preoccupazione, anche critica rispetto al rischio di impresa. Dicono noi rischiamo come imprese, mentre voi siete sovvenzionati dai fondi pubblici. Beh, oltre il fatto che i prodotti che proiettiamo sono totalmente differenti, c'è da dire che le arene dell'ANEC Lazio, di molti esercenti, ma in particolare dell'ANEC Lazio come la Cine Village Talenti, sono state sovvenzionate dai fondi pubblici, ma lì c'è una sovvenzione pubblica dove i cittadini ripagano un biglietto, quindi a parità di condizioni e di sovvenzioni pubbliche credo che sia abbastanza contraddittorio criticare chi con le sovvenzioni pubbliche dà servizi gratuiti rispetto a chi li dà a pagamento per i cittadini che pagano le tasse. Sarà questa un'estate romana e non solo particolare, contrassegnata dall'emergenza Covid-19. Come vede Carocci questa stagione che si sta aprendo? Siamo molto preoccupati, siamo coscienti che stiamo andando incontro a una stagione particolare, anche per questo abbiamo deciso di aprire il 3 luglio per stare vicino alle famiglie ad agosto fino al 30 agosto che rimarranno a Roma e che verranno a Roma in vacanza, ma anche per prenderci un po' più di tempo. Abbiamo una grande portata, una grande risposta del pubblico e se l'offerta non sarà pari alla domanda, comunque avremo situazioni che dovremo gestire, situazioni che andranno gestite in sicurezza e di questo ne siamo consapevoli. Non c'è paura, ma c'è il senso di responsabilità e di attenzione verso comunque una situazione critica che va gestita nel dialogo con le istituzioni, con le ASL e con le forze dell'ordine, rispettando i protocolli. Passiamo a parlare di politica anche. In queste ore, in questi giorni si sta parlando, insomma, con insistenza di una possibile ricandidatura della sindaca Raggi. Un commento su questo? Ma credo che ogni cosa abbia il suo tempo, credo che la Raggi abbia fatto il suo mandato e sia arrivato il momento di lasciare spazio ad idee che sicuramente non hanno trovato riscontro in quest'ultima stagione. Allora, a proposito di nuove idee, negli ultimi giorni si è parlato anche, insomma, di una tua possibile candidatura. Allora, ti chiedo se ci fossero delle primarie aperte nel centro-sinistra, saresti disposto a candidarti? Allora, come ho detto, era una battuta di Lucia Annunziata, il mio obiettivo è quello di
aprire le arene a luglio e di aprire il cinema Troisi. Non credo che ce ne siano altri, non li sento, non li percepisco nella mia vita. Mia nonna era assessore a Roma Capitale, era un assessore al patrimonio, alla nettezza urbana, e mi ha raccontato di stagioni bellissime al Campidoglio, ma al di là di questi bei racconti io la sera vado a dormire felicissimo di essere il presidente del Piccolo America e di prendermi cura della città nel mio piccolo, con quello che stiamo facendo con i cinema e le arene all'aperto. Allora, non sarà questo giro, ma magari al prossimo? Non ho idea, mi dispiace, non ho una risposta a questo, non ci ho mai pensato. Grazie.